assolutamente bisogno di punti l'Eagles Aprilia per tirarsi fuori dalle cattive acque di classifica in cui è precipitata. Non sarà facile perché di fronte a una squadra in fiducia, il Città di Pontinia, attualmente quarta in graduatoria e desiderosa di acquisire ulteriori punti per scalare altre posizioni in classifica. Dal palazzetto Meucci di Aprilia un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. A Terga, caccia in porta direttamente, molto viva, molto brillante a Terga che cerca la conclusione in porta, la squadra di mister Racciopo, altra conclusione in porta che colpisce l'incrocio dei pali. Eagles che ricomincia, 1-2 che si chiude meravigliosamente, conclusione in porta e gol. Meraviglioso gol da parte dell'Eagles con Fiorentini che ha ricevuto lo scarico da Atterga. Adesso c'è un altro calcio di punizione, una finta, il tiro in porta da parte di Atterga, bella parata sicura del portiere Politi. Non se ne accorge il direttore di gara, ancora il tiro da parte di Atterga, scatenata. Sta seminando sicuramente scompiglio nella difesa, granata, altro tiro e gol proprio da parte di Atterga che riesce a infilare sul primo palo Politi, in questo caso non esente da colpe, ha interpretato meglio questo inizio gara. Attenzione intanto a questa conclusione, poi ancora Duo che cerca il primo palo, in particolar modo Fiorentini che ha ciccato il pallone, Pontinia che rimane in attacco, è uno schema, Duo finta con il destro e caccia di sinistro, sorprendendo tutta la difesa dell'Eagles e accorciando le distanze con Carnielutti. Finta il tiro Carnielutti, aspetta rimorchio qualche sua compagna di squadra, poi si mette in proprio, caccia in porta, tiro sul fondo. Duo, pallone dentro, è uno schema che riesce magnificamente, segna Vattone, ma gran parte del merito è di Duo che l'ha praticamente pescata. Qui c'è un grave errore da parte del portiere Politi, 2-1 in favore dell'Eagles, il tiro in porta che lambisce il palo e termina sul fondo. Con quasi tutti i suoi effettivi nella metà campo avversario, Duo intanto, splendida azione, conclusione che è stata neutralizzata da Jacoboni. Pontinia che adesso ha una buona chance, 3-2, con questo tiro in porta, palo e gol da parte di Carnielutti che ha preso la mira e ha scaricato un siluro che si è infilato alle spalle del portiere. Fallo laterale è stato già battuto, rinvio profondo, il colpo di testa interessante e anche complicato da parte di Troncacci. Attenzione intanto a questa chance, deviazione, gol sul tiro da parte di Troncacci che ci aveva già provato di testa in precedenza, con la punta del piede destro ha calciato immediatamente, evidenziate nel primo tempo proprio all'inizio della partita. Altra conclusione in porta e qui ci mette una pezza per Troncacci. Atterga, 1-2 che si chiude, Atterga con il sinistro, traversa clamorosa. Troncacci, ancora Troncacci, improvviso tiro in porta, ha recapitato il pallone alla propria avversaria, non ce la fa a testa a superare Fiorentini. Fiorentini calcia, Fiorentini, tiro che lambisce il palo e termina sul fondo. Anticipo intanto secco di Carnielutti, Carnielutti che sbaglia incredibilmente a porta spalancata. Si trattava di D'Alessio, proprio D'Alessio riceve il pallone, 2-1 per l'Eagles, D'Alessio, D'Alessio calcia e poi ancora con il ginocchio, non va però fino al bersaglio senza timori reverenziali e c'è ancora una splendida chiusura da parte della giocatrice maglia granata e poi va addirittura in porta e segna il gol del 4-3 portandosi in avanti Severino. Colpo di testa di Carnielutti che sta facendo buona guardia, splendido intanto il pallonetto e il tiro di ginocchio addirittura da parte di D'Alessio sul fondo. Fiorentini, il pallone rimane lì e poi altra conclusione volante che è stata neutralizzata da Severino. Siamo arrivati ormai nell'ultima parte del confronto, situazione ancora in bilico, attenzione al destro che è stato parato. La Duo intanto cerca un preziosismo sicuramente pericoloso, infatti perde in maniera sanguinosa il pallone e ci pensa ancora Severino a dire di no. Insiste l'Eagles che vuole il pareggio e lo trova con il gol del 4-4 che è stato segnato dalla numero 7. Il rinvio che sta per essere effettuato da Jacoboni finisce qui, finisce dunque con un pareggio 4-4 ed è tutto, un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi in voce e Matteo Viglianti che ha operato le riprese televisive.